Buongiorno a tutti e bentrovati in una nuova pillola di benessere. L'argomento di oggi serve per tranquillizzare voi consumatori per quello che è l'utilizzo dei frutti rossi, in quanto il 2013 è stato l'anno nel quale si è visto una drastica riduzione delle vendite di questi frutti rossi perché maggiormente incolpati dell'aumento della contaminazione del virus di epatite A. Procediamo per gradi. I frutti rossi sono degli ottimi frutti che per via della modalità di conservazione mediante surgelamento riusciamo a trovare ormai tutte le stagioni, anche se il loro periodo vero e proprio di raccolta di solito è il periodo estivo. Non vengono raggruppati insieme dal punto di vista della classificazione botanica, bensì per le loro proprietà nutrizionali e organolettiche che sono molto simili. Infatti all'interno di questo macrogruppo abbiamo i mirtilli, abbiamo i lamponi, abbiamo i ribes e abbiamo le more, e tutti questi alimenti sono caratterizzati dalla proprietà di numerose vitamine, sali minerali e soprattutto dalle antocianine che sono molto studiate recentemente per via delle loro proprietà anti-aging e antitumorali. Procedendo per gradi possiamo dire che l'epatite A è un virus che va ad attaccare gli epatociti, ossia le cellule del nostro fegato, una volta che il cibo contaminato viene ingerito, e questo fa sì che possono dare un danno epatico che però di solito si risolve nel giro di 2-10 settimane, non andando a cronicizzarsi, e questo fa sì che il soggetto che comunque ha contratto questo virus resterà immune da altre contaminazioni dello stesso virus. In realtà è sempre bene cercare di evitare comunque la trasmissione o comunque il contagio di questo virus, facendo sì che si seguano anche delle linee di igiene o comunque di sicurezza alimentare. E sono stati maggiormente incolpati i frutti rossi per la trasmissione di questo virus, in quanto quelli provenienti soprattutto dall'est europeo, per esempio dalla Polonia o comunque dal Nord America, dal Canada, si è visto come, pur essendo surgelati, potevano avere una concentrazione di questo virus dell'epatite A. E c'è da dire che per far sì che comunque l'organismo vada incontro o comunque possa essere contaminato dal virus in questione, gli alimenti devono essere consumati crudi. Ciò vuol dire che se noi i nostri frutti rossi, pure surgelati, li andiamo a consumare cotti, sicuramente avremo una riduzione o comunque quasi addirittura l'assenza del rischio di andare incontro a questa patologia, che è appunto l'epatite. I frutti rossi quindi devono essere cotti almeno per 2 minuti a 100 gradi, e c'è da dire che la cottura comunque non va in questo caso a deteriorare dal punto di vista nutrizionale quelli che sono le caratteristiche organolettiche dei frutti rossi stesso. Addirittura è dimostrato che mediante la cottura il quantitativo di antocianine si aumenta, viene addirittura esaltato, e comunque durante il surgelamento non viene per niente danneggiato. Stesso esempio per esempio possiamo fare con le arance rosse, che sono ricche di antocianine, e di solito consigliamo appunto di surgelare il succo dell'arancia rossa in maniera tale che poi potrebbe essere anche consumato nel corso della stagione durante le quali non si trova questo frutto fresco, in maniera tale da fare comunque il pieno di questo potente fitocomposto. C'è da dire che però il Ministero della Salute ha recentemente diramato anche delle linee guida nelle quali cerca anche di tranquillizzare i consumatori per quello che è il consumo di questi frutti rossi, in quanto si consiglia di consumare i frutti rossi appunto cotti, ma di non prestare attenzione solo ed esclusivamente a questi frutti, in quanto l'epatite potrebbe essere anche contratta mangiando altri cibi, per esempio i frutti di mare. Anche in questo caso, se la provenienza è molto molto dubbia, è sempre bene consumare i frutti di mare una volta cotti, così come qualunque tipo di frutta e di verdura è sempre bene lavarlo in maniera molto accurata, quindi sia il bicarbonato ma anche con dei solventi che proprio vengono usati per andare a igienizzare la frutta e la verdura stessa. Non bere acqua di pozzo, comunque non bere da fonti nelle quali non è dichiarato che l'acqua sia potabile, e soprattutto prestare molta igiene a quelle che sono le comuni pratiche di igiene personale, soprattutto il lavaggio delle mani, che deve essere fatto in maniera molto ma molto accurata usando il sapone, e soprattutto prima di elaborare o comunque di mettersi in cucina prestare molta attenzione appunto alla pulizia. C'è da dire che seguendo comunque queste semplici regole sicuramente possiamo ridurre quasi del tutto la paura e l'ansia da contrazione di questo virus, in maniera tale che possiamo mangiare quasi tutti gli alimenti con maggiore serenità. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook e il canale YouTube dove trovate tutte le puntate sinora andate in onda, e ringraziando Luca Chito in regia vi do appuntamento alla prossima pillola di benessere. Arrivederci.